Allora, voglio sentire Bitonci, perché Bitonci è un politico di una nuova generazione rispetto, no, a questa prima repubblica, a questi racconti. Però a me la cosa che colpisce tanto, l'ho detto anche l'altra sera, sono stata da Flores a parlare di questo, è questo che è uno strano paese, perché è un paese in cui non si fa mai pace col passato e quando il passato non passa si fa anche molta fatica a costruire il futuro, a costruire un futuro sereno, no, in qualche modo. Bitonci. Kraski ha pagato personalmente un intero periodo storico, cioè nel senso che dopo la fine è diventato lui l'unico bersaglio di un modus operandi che era un modus operandi di un'intera classe politica. È quello che succede spesso da noi. Lui non ha mai rinnegato ovviamente la sua leadership e nelle interviste abbiamo sentito come gli italiani gli riconoscono ancora questa sua figura importante di leader che ha preso anche delle posizioni estremamente chiare e serie anche nei confronti dell'America. Quindi forse un rimpianto anche nei servizi che abbiamo ascoltato per una figura così di leader. Forse l'Italia ha bisogno di un leader. Quello che dice sempre, se non voglio andare ovviamente sul tema certo, e sul confronto magari anche con Matteo Salvini o con le proposte anche che ci sono di riforma del sistema elettorale. Cioè, però, leader forti in però questo come diceva paese... Giancarlo Giorgetti ieri, se si va verso un sistema proporzionale puro come vogliono magari i partiti minori, cioè ci si allontana da figure come Craxi, lasciamo stare la parte relativa alle tangenti, e da figure come quella di Matteo Salvini, si va verso un altro tipo di scelte anche di carattere politico. Questa è un'osservazione molto interessante.